Manutenzione e sicurezza sono le due parole chiave alla base dell'accordo tra Comune e società in-house Attiva. Un'intesa sperimentale che consentirà la cura di 61 aree verdi cittadine. Dal 28 dicembre del 2018 e per 2 mesi, i parchi che non sono affidati ad alcuna associazione, come accade invece per Villa Sabucchi, Villa De Risis, il Florida e il Morosini, verranno aperti, chiusi e manutenuti dalla Attiva. I nuovi compiti saranno espletati grazie all'ingresso di operatori part-time, i quali dovranno aprire i parchi al mattino e chiuderli alla sera, e di altri che sorveglieranno le alberature a rischio, si occuperanno della manutenzione e dello sfalcio del verde, controlleranno la sicurezza dei giochi per i bambini in attesa della già prevista sostituzione completa e svuoteranno i contenitori dei rifiuti e le doggy box. È un'iniziativa sperimentale che è partita il 28 di dicembre e terminerà il 28 di febbraio per capire sia come sia quali sono i costi per questa gestione, perché noi ci siamo, abbiamo preso atto dei 64 parchi della città di Pescara, 64 parchi che vanno chiusi e aperti regolarmente in uno stesso orario, non come succede adesso in cui ci sono due persone che gestiscono tutti e 64 i parchi, ma che vanno controllati, vanno sfalciati, ci sono gli alberi, circa 500 alberi da potare, parliamo di 23 ettari di parchi cittadini che hanno bisogno di una migliore manutenzione, anche di un controllo svuotamento dei cestini, i doggy box, come è stato anche detto, insomma abbiamo bisogno di una manutenzione costante. Nel frattempo utilizzeremo parte del personale, che è pochissimo e che abbiamo nel servizio verde, perché parliamo di circa 9 persone, per quanto riguarda i viali della città e le aiuole cittadine, in modo che sdoppiamo questo servizio. In questo momento abbiamo scelto l'Attiva, che è la nostra società, per gestirlo e farlo fino al 28 di febbraio, è una fase sperimentale, poi abbiamo l'approvazione del bilancio che ci sarà intorno al 17-19 di gennaio e da lì usciranno i soldi per poter continuare questa gestione fino alla fine dell'anno, cioè per tutto l'anno. Chi la farà non sappiamo ancora chi è, se la farà naturalmente l'Attiva come società in-house o se invece faremo un ricorso al mercato.